Forti del 2-1 dell'andata in casa del Brøndby, si gioca il ritorno all'Olimpico. Formazione un po' rimaneggiata, c'è Abraham e Paulino Dybala dall'inizio e come potete vedere con Bulla, Ndicka, Bianda, Karsdorp e Paredes, insomma, Acquar, Bove, tutta gente che gioca pochissimo o giocava poco nella Roma. Si parte, andiamo subito a fare questa gara di ritorno. Ci basterebbe un comodo 0-0, ma avete visto l'andata come ci hanno messo in difficoltà. Hanno sfiorato più volte il 2-2, se non anche di andare in vantaggio di 2 gol. Eccoci, Stadio Olimpico, tutto pronto, si parte. Roma contro il Brøndby e allora Abraham, Paredes, giro palla, Bove, ragazzo molto interessante, Kumbulla, palla verso Bianda, ancora Acquar, sbaglia l'appoggio, poi sul rimbalzo Carso può andare, Carso accelera, fa partire questo tiro, è centrale, e Mikkelsen la può mettere lì. Va a rinvio, va a cercare Edlund che ci ha messo in grande pericolo all'andata. Bove, bravissimo, l'appoggio verso Paulino Dybala, il pallone verso Gallo Bellotti, Bellotti fa partire questa cannonata, ma è centrale. Mikkelsen, Silmane, Maxou, Guas, altro giocatore interessante del Brøndby. Odlund, ancora Vass, attenzione, arriva Dybala a mettere tutto in ordine, non riusciamo a tenere lì palla, attenzione, il Brøndby vicino all'area di rigore, Kopis, giocano bene, la palla verso Vass, attenzione, ancora Vass, ne esce bene Bell, l'appoggio centrale, il tiro e la parata. E Svilar può tenerla lì e appoggiare su Bianda, pallone girato a Karlstorp, può avanzare la Roma, cambia gioco Karlstorp per Kumbulla, la va alzare a pallonetto, la mette giù, Ndoka, messo giù, calcio di punizione per la Roma, fallo non cattivo ma è fallo. Proverà ad andarla a mettere lunga Paredes, limite dell'area per Bove, l'appoggia indietro, il tocco ancora per Acquara, prova il tiro il giovane, primavera della Roma se non erro. E allora Karlstorp, rimessa laterale per Bove, l'appoggio per Paulino Dybala che non ci arriva. Attenzione a Omo Daionga, nomi veramente impronunciabili. Per quello che io prendo le italiane perché almeno riesco a indicare l'appoggio per Paredes, fa la sua partita la Roma, non vuole regalare nulla a nessuno, Kumbulla, il pallone verso Bove, l'appoggio sbagliato, riesce ancora a mantenerlo nonostante il fallo, Ndicka mette in mezzo questo pallone, Abraham non ci arriva. E allora il Brøndby libera l'area di rigore con Capis. Capis può avanzare Omo Yamba, non so come si chiama, difficilissimo da pronunciare, lo chiameremo Omo, facciamo prima, attenzione a Holland, attenzione, la palla dall'altra parte, mamma mia, Vass la va a mettere in mezzo, batti ribatti, la raccoglie Holland, prova il tiro, che disattenzione, che disattenzione. E questo è il risultato che porta tutto in pareggio, mette la palla a centrocampo, guardate che è realistico, ma andiamo a rivedere come abbiamo preso questo gol, davvero da stupidi. È andato a recuperare un gran pallone, guardate dove l'ha messa. Mamma mia, questa è l'intelligenza che ha questo attaccante. Abraham, siamo 2-2 con l'andata, ma premi ancora noi perché abbiamo segnato 2 gol in trasferta, bisogna svegliarsi. La palla adesso Gallo Bellotti che sbaglia tutto, poi Paulino, niente da fare.
Ancora Curtis, pallone a Bell, il lancio in mezzo, il tocco laterale, forse troppo lunga, sì. Palla adesso di Svillara verso Biando, dobbiamo un po' accelerare i tempi, i modi. Svillar va a mettere in avanti per Abraham, la mette giù Gallo Bellotti, la appoggia indietro per Bove che lancia in mezzo, in fondo la mette in mezzo Bellotti, la parata attraversa e poi prova la rovesciata e si arrabbia Gallo, mamma mia, gran colpo di testa del Gallo Bellotti, facciamo rivedere anche questo. La palla va sull'incrocio dei pali, poi prova la rovesciata o controllare il pallone, ma non riesce. Il numero 11 della Roma, ex Torino, Palermo, quest'anno è passato al Como. Funziona ancora la palla di Bell, pallone messo lì. Ancora sempre 2-1, siamo già al 33esimo. Se segnano ancora un gol, dovremmo poi farne due per passare noi e uno per andare ai supplementari. Attenzione, non facciamo cavolate. Svillar rilancia questo pallone. Gallo Bellotti si disinteressa, non ci va neanche incontro. Lausen, sbaglia tutto Lausen e poi, vabbè, sbagliato io quel cursore. Attenzione, ancora il Brandy. Lausen, ferma tutto. La palla adesso defilata, pallone a Gallo Bellotti che può puntare, si ferma, cerca un dribbling, lo trova, la palla verso Ngonga, parte questo tiro, la parata, 2-2, ma i gol in trasferta premiano noi, nella realtà al giorno d'oggi con questo risultato si andrebbe supplementare non essendoci più il gol doppio. Attenzione, Parede, mette lì in mezzo il pallone, no, veramente, palla innocua. E allora proviamo a calciare una volta su come si deve, perfetto, c'è Gallo Bellotti, colpisce di testa, centrocampo del Brøndby molto agguerrito che però sbaglia, allora Parede, se adesso Doka, palla lunga, c'è il Gallo che si infila, chiama palla al Gallo, la mette lì, Abra! Niente, non riesce a colpire un pallone quel giocatore. Eulondo 1-0 Brøndby, ma direi che tutto sommato siamo abbastanza sulla buona riga. Non so se mettere magari, questo non ho ancora visto, diciamo così, e mettiamo Cristante, può dare un po' di sicurezza in più al centrocampo. Si riparte, buon giocatore Cristante, esce Acquaro, entra Cristante, Larsen, la palla messa lì in mezzo, non esce in tempo Paolino che nel primo tempo non si è visto, attenzione Larsen, deve uscire Paolino dalla difesa. Dobbiamo alzarci ragazzi, dobbiamo alzarci, attenzione, cercano il gol, la palla all'indietro, prova ad attaccare e c'è calcio di punizione. Calcio di punizione per il Brøndby da posizione molto pericolosa con Vasse. Parte questo tiro mezzo messo lì in centro, l'area di rigore, mamma mia, è una Roma che lo sta giocando. Mi preoccupa la cosa. Forza ragazzi, dai, andiamo. Cambieremo schema se occorre. Palla che però rimane lì, tiro a girare. Niente, non riusciamo a contrastare, dobbiamo uscire con qualcuno. Cristante, la mette lunga. Poi Paulino Dybala. Tiene lì il pallone, lo gira verso Cristante, l'appoggio centrale si fa vedere Bove che si sgancia bene, c'è Abraham, c'è il buco, il controllo, parte il tiro e la parata di Mikkelsen. Rilancio in avanti, Bianda la mette lì, la recupera però,
Ancora una volta, attenzione, poi il rimpallo, sembra crederci un po' di più la Roma adesso. Allora Paolino che se la fa ridare, vediamo. Sì, Paolino, gran palla qui per Bove, lo va a mettere in mezzo Bellotti, ed è 1-1, era nell'aria. Quando escono le qualità del Gallo, non perdona. 1-1. Adesso la situazione è che se loro fanno 2-1 si va a supplementare, se fanno invece il 3-1 passano loro, bisogna stare attenti. 1-1, gol del Gallo Bellotti, e noi adesso possiamo giocare forse un po' più tranquilli. Si riparte con Paolino, converge, parte il tiro deviato. Ricomincia da Paolino Dybala, che va a toccarla verso Bove, ragazzo molto interessante. Pallone a Dybala, ancora Paolino, la va a mettere d'esterno, gran palla, ancora Bove, Cristante, e non ci arriva Abraham, e la palla va in calcio d'angolo. Ma questo Bove davvero ragazzo interessante, mi piace tanto. Linea laterale, Paolino ancora Dybala, la palla per Bove, Bove la va a scaricare per Karstop, parte il tiro fuori. È una bella Roma, si è svegliata, meno male. Si riparte da Mikkelsen, che la gioca su Alves, l'appoggio verso Maxo, bravissimi a respingere, ancora Paolino Dybala, bella la palla adesso da questa parte per Koundé, c'è il fallo, si prosegue, pallone a Bellotti, Gallo a Bellotti per Abraham che non scatta in area di rigore, poi andiamo a pressare, il lancio adesso lungo, ancora un anticipo, bravo Koundé, Bianda. Non sbagliare, bravissimo, la palla adesso Svilla, sta giocando bene adesso la Roma. Ancora Caso perché sbaglia l'appoggio, poi c'è spazio, attenzione, scende, nessuno lo va a contrastare, buona occasione per la Roma. Caso, carica il tiro, la parata, mamma mia Alves, che cosa ha fatto questo terzino? Il pallone a Laursen, mi sembra di vedere Rose del Millwall. Qui c'è un po' il fallo, lancio in mezzo, Kumbulla non salta, l'appoggio, poi il tocco lì, Cristante intelligentemente, ma non basta. Attenzione, mamma mia. Brutta entrata qua, di tre fallo questo, Niente. Allora si prosegue, bisogna uscire da quest'area di rigore, non mi piace, colpo di testa, niente, ancora loro, palla in possesso adesso Paolino che però la riprende, e allora la palla verso Bellotti, Gallo Bellotti, bravissimo per Paolino Dybala, la palla in mezzo, niente, messo giù, si prosegue, Cristante, arriva rimorchio, Caso la mette in mezzo, Abraham! E la Roma col gol di Abraham, mamma mia, passa il turno, oramai è chiusa questa partita, 3-1, grande Abraham, ma che cross Cristante, guardate cosa fa, op, Karstorp, grande cross, mamma mia che gol ragazzi, questo qui lo dedichiamo a tutti i tifosi della Roma, un gran gol, guardate che gol. Bellissimo, mamma mia, grande, grande gol di Abraham. Doppio cambio, ma ormai dovrebbe farne addirittura. Deve farne addirittura 4 per passare il turno. No, oramai è finita la partita. Ancora Bove, palla, Paredes, Paolino che si è svegliato nel secondo tempo. Allora ancora il Gallo Bellotti, mette lì per Abraham, il controllo, parte il tiro. I giocatori che non vedi mai per tutta la partita e poi sotto curva nord perché attaccava verso la curva nord della Roma in secondo tempo.
a sinistra dei vostri teleschermi. Ma che gol che ha fatto un'altra volta, rivediamo. Tutto è partito da Paolino. Gallo Belotti, Cairo. Mi tiro, gol. Mamma mia. Bene. Ormai 5-2 direi che ancora Paolino. Abraham, ha il potere di arrivare. Il controllo, il tocco sotto. Gliela diamo una standing ovation. Dai, gliela diamo. C'è un attaccante che può arrivare. Vediamo Lukaku. L'Olimpico saluta la doppietta di Abraham. Non fa vedere, non capisco perché, vabbè. Ah, Frank Brodolo. Pallone adesso a Bove. Bove che controlla, può andare via. Ancora Bove. Tocco in mezzo. Bello l'allargamento, il cross in mezzo, colpo di testa. Gallo Belotti, gli auguro di fare bene a Como. Lancio ancora lungo, siamo all'88esimo, colpo di testa, la mette lì, il pallone poi ribattuto. Deve andare a chiudere. Pallone in mezzo, attenzione, Svillar, deviazione, calcio d'angolo, Kumbulla, cerca subito di chiudere qui insieme a Bove per attaccare, subito andare a chiudere in due, pallone in mezzo, un portiere addirittura, e la palla è alta e finirà così. Con la Roma che passa il turno, Gallo Belotti, palla per Paulino Dybala, non so chi incontreremo nel secondo turno, andiamo a vedere, attenzione Gallo Belotti, pallone per Vigram, Lukaku, palla indietro, mamma mia, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Aveva perso il pallone, mamma mia, Vigram. Madonna, ragazzi, che giocatore. Porca puttana. Questo è forte, non c'è niente da fare. Questo è forte. Vero Cairo? Non comprarli giocatori così, poi vuoi andare in Europa. Stupido! 4-1. Si passa il turno. Andiamo a vedere i risultati e chi passa il turno, eh? Prossimo turno, se non vado errato, ci sarà Rennes-Roma. Borley, che batosta il Frosinone. Borley, Bayern Monaco. Manchester United, Manchester City. Mamma mia. Bilbao, Crystal Palace. Young Boys, Inter. Trabzonspor, Auxerre. Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, gran partita. Erz contro il Siviglia che ha schiantato di brutto tra andata e ritorno 7 reti. Quindi questi saranno gli incontri. Ragazzi, vi lascio con il tabellone e poi sarà tosta con il Ren, sarà molto tosta. Va bene, ragazzi, io vi saluto qua. Grazie a tutti. Un saluto particolare a mio amico David che non sta passando un buon momento. Ciao a tutti.